Grazie Presidente, ho sentito con molta attenzione gli interventi dei vari gruppi in merito a questo argomento che sembra che sia diventato il crocevia della vita o della morte della nazione. Chissà perché con anni di ritardo si porta questa in discussione in aula e con tutta questa urgenza. Però volevo approfittare, Presidente, di rimettere un attimino in fila le questioni, perché ho sentito delle cose che non tornano esattamente con quello che poi ci dice la storia. Si è più volte detto il MES è stato portato nel 2011 dal governo Berlusconi. Beh, se si intende il MES come il più volte citato professor Tremonti, che è qui in aula, il MES come strumento per emettere eurobond, allora sì, con orgoglio rivendichiamo che nel 2011 il ministro dell'economia, il professor Tremonti, trattò il MES come strumento per emettere eurobond, carta canta. Poi che cosa è successo? Sappiamo, conosciamo tutti la storia, che quel governo fu fatto cadere. Su questo servirebbe magari anche e sarebbe utile un'ampia discussione parlamentare. Nel 2012 è arrivato un governo tecnico, il governo Monti, che ha ratificato il MES, che ha firmato il MES senza quella visione che era stata proprio detta dal professor Tremonti quando era ministro dell'economia. E poi che succede? Che quando un governo firma un trattato internazionale ha una maggioranza per ratificarlo, tant'è che fu cotta e mangiata la questione, firmato il MES nel 2012, fu immediatamente ratificato da quell'ampia maggioranza che sosteneva il governo Monti e su cui avete detto Giorgia Meloni. Giorgia Meloni non votò quel giorno, vi dirò di più, qualche anno dopo non votò, andate a studiare, non votò, e qualche mese dopo fondò Fratelli d'Italia con un cofondatore che era Guido Crosetto, che era in aula e votò contrario proprio all'istituzione del MES. Questa è la storia, signori, che state cercando in maniera anche piuttosto goffa e, permettetemi, non si offenda nessuno, anche un po' ridicola di riscrivere. Poi che succede? Che nel 2019 si comincia a discutere della riforma di questo trattato per estenderlo anche al salvataggio delle banche, no? Il cosiddetto fondo salvabanche. Quando dicevamo noi che serviva più a salvare le banche che gli stati, guai, che cosa state dicendo, sovranisti, cattivi? Poi oggi stiamo discutendo proprio questa cosa qui. Ecco, nel 2019 inizia questa discussione che sembrava infinita, su cui c'era il Movimento 5 Stelle in particolare, e anche qui basta andare a prendere i programmi elettorali per vedere, e le dichiarazioni che facevano contro la riforma del MES, contro il MES, eccetera, eccetera, che sembrava non essere favorevole al MES. E ci fu quella molto discussa conferenza stampa in cui il presidente Conte raccontava che loro non avevano assolutamente firmato il MES, che guardavano gli italiani negli occhi e tante altre belle storie, proprio nei giorni in cui raccontava agli italiani, tra le tante cose, anche quali erano i loro diritti, no? Se lo ricorda Presidente Conte durante la pandemia. Tutto molto bello. Poi che succede? Che c'è qualcuno che va a firmare questo trattato e lo firma a febbraio, vado alle conclusioni, Presidente, a gennaio del 2021. Ma quando lo fa? Lo fa il 27 gennaio l'ambasciatore, quando quel governo era caduto. Ecco, uno dice ma non è vero, perché abbiamo dato mandato, e c'è il famoso fax di Di Maio, quando eravamo ancora nei pieni poteri. E no, Presidente, perché lei forse si scorda che quel governo fu fatto cadere da Renzi il 13 gennaio, che tolse i ministri dall'esecutivo e le tolse la maggioranza. Quindi lei ha firmato il MES quando non aveva una maggioranza parlamentare a sostenerlo. E qual è la gravità della questione? È che non è stato capace di ratificare
quel trattato, mi dia altri 30 secondi, Presidente, non è stato capace di ratificare quel trattato come nessuno dei leoni che oggi ci viene a rendere conto ha mai presentato la PDL di ratifica del MES quando avevano una maggioranza, quando eravate in maggioranza. La presentate oggi nelle opposizioni. Ecco, siete totalmente incoerenti. Ma guardate bene che gli italiani hanno capito benissimo qual è il vostro giochetto. Non volete parlare delle cose che sta facendo questo governo perché evidentemente vi mettono in imbarazzo e la buttate su un tema ideologico. Ma guardate, noi non abbiamo paura, ve l'abbiamo detto più volte, non abbiamo davvero nulla da nascondere agli italiani. Più volte ci avete sfidato, tanto dovete venire qui. Il suo tempo abbondantemente. Finisco un attimo. Dovete venire qui a votare il MES, vi aspettiamo qui. Ecco, accomodatevi, guardate pure come si comporta un partito che fa dell'orgoglio e del rispetto degli interessi degli italiani il proprio tratto distintivo. Grazie. Bene.